Era nato come campeggio internazionale della gioventù, perché Arrigo aveva questa esperienza francese sulle spalle, quindi questa solidarietà internazionale, questo scambio di conoscenze fra giovani dopo la chiusura dell'ambiente fascista per i giovani. Quando sono trovati in Francia hanno scoperto l'America, nel senso che la gioventù era libera di esprimersi, di andare in giro come gli pareva, di cantare, di raccogliersi. Eravamo abbastanza organizzati, tipo gli scout, tutti questi ragazzi che venivano dalle famiglie dei compagni di Genova, dei partigiani, ecco per esempio, che non conoscevano che cos'era una vacanza, per esempio. Un campeggio, come ci si organizza, bisogna essere solidali tutti con gli altri, uno ci dà la mano, chi fa una cosa, chi fa un'altra, nessuno vive alle spalle degli altri, quindi se tu sei capace di raccogliere patate o a pelarle, quell'altro fa, cioè, tutte queste belle cose, quindi è anche una scuola di formazione. Avevamo tutte le tende militari, no? Quindi dentro c'erano, non so, 6-7 brande da una parte e dall'altra. E non ti dico il casino che succedeva la sera quando si andava a letto, perché se non mi sbaglio eravamo anche maschi e femmine insieme, mi credo, o no, male cucinato. Questi ragazzi non avevano mai fatto una vita collettiva. C'era questo entusiasmo del dopo liberazione, della ricostruzione del paese, di dare a ognuno uno slancio di generosità, quindi c'era questo fermento. E Arrigo, era un bel motore, perché lui ce l'aveva sulle tante vere che a Genova fu fatta la prima festa dell'unità. Perché? Sulla base delle feste dell'Humanité, che i miei avevano conosciuto a Parigi, col Fronte Popolare. E era chiamata la Settembrata, nemmeno festa dell'unità. E fu fatta nel Parco di Nervi.